Insieme, cari amici di Padre Pio TV, quest'oggi, assieme alla dottoressa Valentina Turco, come già anticipato nelle scorse settimane, vogliamo trattare di un argomento specifico e, in maniera particolare, della vecchiaia. Attraverso un brano molto interessante, abbastanza eh, vecchio per quanto riguarda gli anni, però eh, di un'attualità disarmante. Parliamo del brano di Renato Zero, Spalle al muro del 1991, trattante appunto eh, la tematica della vecchiaia. Allora, Valentina, dicevamo all'inizio che quest'oggi vogliamo parlare di una tematica molto attuale, l'invecchiamento. Iniziamo col dare subito una definizione della vecchiaia e dell'invecchiamento. Sì, allora eh, iniziamo subito. Innanzitutto, l'invecchiamento è un fenomeno complesso e non è eh, semplice racchiuderlo in una definizione. L'invecchiamento è un fenomeno che riguarda la personalità umana e quindi come tutti i fenomeni che riguardano la personalità eh, interessa le tre dimensioni, eh, la dimensione biologica, psicologica e sociale. Abbiamo sempre parlato infatti di approccio biopsicosociale. Quando eh, parliamo di invecchiamento biologico eh, ci riferiamo a tutte quelle modificazioni cellulari e ehm, riduzioni, atrofie eh, del corpo o cerebrali che si verificano poiché sono legate all'avanzare dell'età. Quindi mh, si verificano in maniera cumulativa e ehm, portano a delle alterazioni di tipo comportamentale. Abbiamo anche la dimensione psicologica, quindi l'invecchiamento psicologico, ovvero l'età psicologica, quindi l'età le, che un soggetto sente di avere, che è soggettiva. Un soggetto può essere psicologicamente più anziano o più giovane rispetto alla sua età anagrafica. E infine la dimensione sociale, quindi ehm, la posizione sociale che è, con l'avanzare dell'età l'individuo ha acquisito all'interno della società, che è molto importante. Quindi, l'invecchiamento inteso con un approccio biopsicosociale che riguarda l'intera personalità umana. Inoltre, possiamo, ehm, possiamo dividere, eh, suddividere l'invecchiamento in primario e secondario. L'invecchiamento primario, quando mh, diciamo, si verificano i, i declini eh, e delle degenerazioni che sono però fisiologiche e che non alterano l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano. Invece l'invecchiamento secondario quando vi è l'instaurarsi di eh, una patologia che va a compromettere invece l'autonomia e l'autosufficienza dell'anziano. Ecco Valentina, tu parlavi di un invecchiamento non solo eh, biologico ma anche comportamentale. Vogliamo chiarire un po' questa, questo aspetto? Sì, ovvero alle alterazioni biologiche, alle modificazioni cellulari, ehm, che si verificano eh, nel nostro organismo e principalmente, come abbiamo detto, l'invecchiamento cerebrale, quindi nel, a livello cerebrale, ehm, conseguono proprio delle com modificazioni comportamentali che noi tutti conosciamo diciamo, se abbiamo eh, l'immagine di una persona anziana, se ci viene in mente una persona anziana. Quindi sappiamo benissimo che eh, un anziano ha una lentezza nei movimenti, una riduzione nella destrezza, eh, ha difficoltà con i movimenti fini e complessi. Inoltre vi è mh, per esempio una, un rallentamento nella deambulazione, un rallentamento nella postura, una, un, una postura... Mh, in, principalmente anteroflessa, ovvero eh, tendenzialmente in avanti che gli dà quindi un andamento incerto, titubante e queste diciamo, sono alterazioni comportamentali che eh, sono una conseguenza delle modificazioni cellulari eh, che si verificano diciamo, con l'avanzare dell'età connesse con l'avanzare dell'età Ecco, mm, ovviamente dicevamo che ci sono dei cambiamenti biologici e questi cambiamenti poi riflettono, come dicevamo, anche la psiche. Però ci sono, diciamo, proprio dei cambiamenti età dipendenti, come ci siamo anche detti un po' a telecamere spente. Sì. Allora, um... Abbiamo detto che invecchiamento equivale a modificazioni, quindi abbiamo detto modificazioni cellulari, alterazioni eh, a livello cerebrale, quindi una atrofia cerebrale, riduzione della massa cerebrale e eh, la presenza per esempio di placche senili e altre alterazioni che vanno, abbiamo detto, a, por a portare dei cambiamenti di tipo comportamentale. Oltre a questi cambiamenti di cui abbiamo già detto abbiamo dei cambiamenti legati alla sfera cognitiva. Quindi eh, un lieve deterioramento cognitivo progressivo, lento e progressivo. Nel caso in cui vi è l'instaurarsi di una demenza, o eh, di una demenza simile o la demenza di Alzheimer o altri tipi di demenze, il deterioramento è più eh, incisivo ed è, diciamo, porta a una, uno sfasamento proprio di tutta la sfera cognitiva. Quindi vi è questo lieve decadimento cognitivo, un rallentamento delle, mh, delle funzioni esecutive, quindi principalmente il pianificare i comportamenti, il raggiungimento degli obiettivi e a questo si associano ehm, le cosiddette componenti fluide, ovvero ehm, l'apprendimento, la memoria, l'attenzione subiscono eh, delle riduzioni, cioè si riducono con l'avanzare dell'età. Però ci sono delle componenti sempre cognitive che invece rimangono intatte. E, eh, sono quelle componenti cristallizzate, ovvero quelle componenti legate eh, all'esperienza vissuta. Quindi al all'esperienza che l'individuo ha vissuto e che è diventato ormai bagaglio personale, eh, tutte quelle, mh, quelle capacità cognitive legate a queste esperienze rimangono intatte. Quindi abbiamo nella sfera cognitiva un deterioramento fisiologico delle componenti fluide, abbiamo detto l'apprendimento, la memoria, eh, l'attenzione, il pensiero astratto e invece un mantenimento di altri tipi di funzioni cognitive. Ecco Valentina, tu nei mesi scorsi hai prestato il tuo servizio presso la Casa di Riposo per Anziani Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo. Sì. Che impressione ti sei fatta degli anziani che lì vi abitano? Sì, allora io ho avuto questa grande fortuna di eh, lavorare per un breve periodo nella casa Padre Pio e, e lì ho conosciuto eh, personalmente questa utenza che è quella dell'anziano. L'impressione che ho avuto inizialmente è, è stata proprio quella di eh, avere di fronte tante persone bisognose. Eh, bisognose principalmente di affetto, oltre che di altri tipi di attenzioni e di assistenze, però principalmente eh, tanto bisogno di affetto e di essere ascoltati e in questi ho trovato tanta eh, vicinanza e similitudine con il mondo dell'infanzia. Infatti ehm, l'anziano per tanti aspetti assomiglia un pochino al bambino, proprio perché eh, Mentre nell'infanzia nell vi è un'evoluzione, nell'età nell avanzata invece vi è un'involuzione. Quindi, um, come dire, si assiste proprio ad un regredire, sì. non, diciamo non proprio anagrafico, ma quantomeno mentale, dell'anziano nell'età nell dell'infanzia proprio? Sì, diciamo che riemergono alcuni bisogni che, eh, con la maturità che si raggiunge nella fase adulta. Non, non sono più presenti nell'essere umano. Poi possiamo vedere eh, lo sviluppo come una collina, quindi abbiamo la china ascendente che rappresenta l'evoluzione e la china discendente che invece rappresenta l'involuzione e la vecchiaia. Quindi l'anzianità eh, collegata con questa china discendente e quindi con il riemergere di tutti quei bisogni eh, anche di tipo fisico come il non riuscire più a deambulare, quindi a, eh, aver bisogno di una persona che sostenga eh, l'anziano, oppure il nutrimento, quindi il non riuscire a nutrirsi da soli, quindi l'aver bisogno eh, di una persona che lo aiuti a mangiare, a cenare o a pranzare. E sono tutti bisogni che appunto ricordano un pochino il bambino quando ancora non ha acquisito eh, queste autonomie e quindi ha bisogno dell'adulto che l'accompagna nel suo percorso. E, mh, Inoltre, proprio come il bambino, eh, l'anziano ha bisogno di tanto affetto e soprattutto ha bisogno di essere ascoltato. E, ehm, come il bambino, che quando è piccolo ha bisogno di chiedere e di domandare sempre il perché delle cose. Anche nel, nel mondo dell'anziano accade questo: ovvero quello di chiedere, di domandare, di parlare, di raccontare. Sono ehm, bisogni che devono essere soddisfatti perché altrimenti l'anziano. Nell'anziano eh, insorge appunto un sentimento di inutilità, di impotenza, di mh, essere dimenticato dal mondo, quindi ha bisogno eh, di una persona che lo faccia sentire importante. Soprattutto tante volte quando gli anziani si sentono soli e, e hanno i familiari purtroppo lontani, ehm, in qualche modo hanno questo bisogno di, essere, di sentirsi importanti, quindi lo devono trasmettere. E questo mi riferisco soprattutto anche a chi lavora eh, in ambito assistenziale, di svolgere sia un ruolo di tipo lavorativo, ma anche un ruolo di tipo empatico, ovvero essere vicino proprio dal punto di vista delle emozioni all'anziano. Ecco, noi prima facevamo riferimento alla tua esperienza eh, di, di operatore all'interno di questa casa per anziani. Ma quale deve essere il profilo dell'operatore che lavora in un centro assistenziale? Deve avere delle caratteristiche particolari? E, mh, come ho già detto, quello che mi sento di dire è, eh, oltre al ruolo lavorativo che è di primaria importanza, cercare di trasmettere affetto e eh, soprattutto un'attenzione empatica mh, nei confronti dell'anziano. E io questo cerco di consigliarlo a tutti in qualsiasi ambito lavorativo, perché quando ci mettiamo del nostro dobbiamo sempre appunto, accompagnarlo con, con tanto affetto, con tanto amore e con tanta dedizione. Se noi lo facciamo veramente con il cuore questo arriva, arriva all'anziano, arriva a chi, è di fronte, chi ci sta di fronte. Quindi, quello che mi sento di dire a, a tutti coloro che lavorano con gli anziani è essere presenti non solo fisicamente, ma anche dal punto di vista proprio psicologico, trasmettendo eh, tanto affetto, tanta attenzione e essendo sempre presenti diciamo, nella, nella loro vita. C'è una, una tematica particolare che investe il mondo degli anziani ed è quella della morte. Ecco, il rapporto dei nostri nonni, dei, degli anziani in genere, con la morte? Sì, allora ehm, in realtà il tema della morte, come ben sappiamo, è un tema che suscita sempre tanta purtroppo angoscia, paura, proprio perché ehm, ancora non entriamo nell'ottica che la morte fa parte della nostra vita. Quindi per un soggetto anziano che invece ha percorso diciamo, il suo cammino di vita e si rende conto che la sua aspettativa di vita è terminata e ehm, quindi deve, e che il, la sua prossima tappa è proprio quella della morte, deve in ogni caso fronteggiarla. Quindi deve far fronte a, questa, a questo sentimento eh, e alle emozioni connesse e a questo, appunto, questo prossimo futuro che è quello della morte. E, Purtroppo gli anziani, eh, come penso un pochino tutte le persone, di fronte a questa tematica eh, possono avere paura, e possono non sentirsi all'altezza, possono avere per esempio paura di soffrire durante la morte e quindi, oppure di non affrontarla con dignità. Questi sono purtroppo sentimenti ed emozioni che ehm, rappresentano un pochino l'essere umano e quindi il soggetto anziano in maniera particolare, proprio perché lo vive ehm, in maniera più intensa, proprio perché la morte gli è vicina. E quello che mi sento di dire, è, soprattutto anche ai parenti e agli assistenti che sono vicino agli anziani, è non abbandonarli in questo periodo di vita, in quest'ultimo periodo di vita, e affrontare diciamo, il tema della terminalità, non eh, vederlo come una sorta di tabù, proprio perché se si alimentano le paure e le angosce riguardanti la morte. Eh, si attueranno purtroppo dei meccanismi di difesa come per esempio la negazione o anche diciamo, l'evitare il contatto verbale o anche fisico con una persona morente e quindi mh, una sorta di meccanismi di difesa in maniera tale da non affrontare la morte e quindi l'anziano che si trova a vivere questo momento si sentirà purtroppo solo, quindi solo e abbandonato. Invece quello che dobbiamo fare è... è affrontarla, accompagnarlo e, e appunto tante volte se riusciamo anche a parlarne perché è importante affrontarla diciamo anche a livello verbale così da avere una maggiore consapevolezza. Valentina, mh, noi assistiamo anche facendo un riferimento al mondo politico nelle varie campagne elettorali che si susseguono, tra i punti dei programmi ci sono sempre questa valorizzazione degli anziani, chiamiamola così. Sappiamo poi che questa cosa non viene mai attuata, perché sappiamo la politica come è fatta. Però noi cosa possiamo dire a coloro che ci ascoltano, cioè che consigli possiamo dare per valorizzare i nostri anziani, anche con delle piccole mosse, chiamiamole così? Sì, ehm, allora innanzitutto quello che hai detto è vero, nel senso che. Uh, il tema dell'anzianità dell è diventato un tema cruciale nella società contemporanea proprio perché è aumentato uh, l'invecchiamento um, della popolazione, quindi è aumentato anche il numero di soggetti malati che sono costretti a vivere in una situazione di disabilità cronica. E, mh, quindi, mh, è importante anche trovare delle eh, strategie adeguate per affrontare i bisogni degli anziani. E un, mh, quello che mi sento di dire ed è molto importante è l'invecchiamento attivo: ovvero, non dobbiamo pensare all'anziano eh, come un anziano brontoloso, eh, ripetitivo. Mh, Ormai che ha percorso il suo cammino di vita e che purtroppo non serve più a nulla. Assolutamente non è così. Durante l'età avanzata, sicuramente. L'anziano può svolgere un ruolo ancora da protagonista nella sua vita e questo appunto affrontando eh, la vita in prima persona, come abbiamo sempre detto, eh, facendo delle scelte personali, per esempio la scelta di condividere degli hobby o delle passioni. Sappiamo che ci sono tante strutture in cui eh, ci sono dei veri e propri programmi per gli anziani, eh, la cosiddetta università della terza età o mh, incontri per. Uh, viaggi culturali, incontri per informarsi, per parlare, per coltivare hobby e passioni. Quindi è molto importante che mh, gli anziani devono essere spinti a fare questo, quindi a partecipare attivamente a questa fase terminale della vita, anche se diciamo mh, hanno percorso tanto nella loro vita, non si devono arrendere uh, proprio in quest'ultima in quest fase, ma devono appunto Um, andare avanti sempre in prima persona, quindi agendo uh, attivamente e uh, volontariamente. Mentre parlavi mi è venuto in mente l'esempio del Papa Emerito, Benedetto XVI, che ha fatto questo gesto epocale di rinuncia al pontificato e che adesso, come ha detto lui, sta vivendo l'ultimo tratto del suo pellegrinaggio terreno con lo studio, la preghiera, la meditazione, diciamo cose che più, sono più confacenti ad, ad un consacrato, diciamo così. Sì. Uh, Valentina, noi vorremmo dare un, un messaggio a coloro che ci seguono, a coloro che hanno anche delle persone anziane da accudire. Tu hai detto sì, l'amore, il valorizzare, però cos'altro possiamo dire? Qualcosa di più pratico, nello specifico? Quello che mi sento di dire è che eh, non è difficile stare vicino ad una persona anziana e gli anziani come, come tutte le persone hanno dei bisogni, bisogna soltanto comprendere eh, i loro bisogni e cercare di soddisfarli per quello che si può, bisogni a volte di tipo fisico ma tante altre volte di tipo psicologico e abbiamo detto affettivo-emotivo. Quindi anche quando siamo un anziano in casa eh, è molto importante dedicargli il suo spazio, il suo tempo, eh, proprio come si fa con i bambini, mai trascurarli. Proprio perché noi tutti, non, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare mai, divente, diventeremo un un'indomani anziani e quindi di qui... Eh, Sottolineo l'importanza dell'attenzione empatica, ci dobbiamo mettere nei panni dei, degli anziani, cioè dobbiamo provare a vestirci con la loro mente e a provare le loro emozioni, quindi il, questo sentimento di impotenza e di debolezza che tante volte purtroppo è il sopravvento su di loro, dobbiamo cercare appunto di sconvigerlo con la nostra presenza, con, con il nostro aiuto fisico, ma abbiamo detto anche morale e di tipo psicofisico, psicologico. Al termine di questo bel discorso Valentina noi vogliamo anche salutare i tanti ospiti della Casa di Riposo Padre Pio che ci seguono assiduamente, anche ti scrivono diverse lettere sì, e sì. hai ricevuto anche diverse telefonate. E assieme a loro vogliamo anche salutare a conclusione di questa puntata tutti gli amici che ci seguono ogni sabato puntualmente e gli diamo anche appuntamento alla prossima settimana, parleremo di una tematica molto importante, l'anoressia. Quindi anche quella è una tematica attualissima che va sviscerata e compresa per il meglio. Salutiamo tutti voi cari amici e vi diamo appuntamento al prossimo sabato. Buona domenica!